Ma perché, ragazzi? E ciao a tutti ragazzi, qui ciao dal vostro Franco Franchi e benvenuti a questo nuovo video. Non commentate il cappello che ho. È normale. Nei commenti sotto vi scriverò poi anche meglio. Comunque, nei commenti mi avete scritto: Ricky, metti il tuo cappello migliore per il secondo vlog. Ragazzi, questo è l'unico cappello che ho. Quindi o faccio così, oppure mi benedite, dato che oggi è San Riccardo. Non vedo più niente, vabbè. Comunque, in ogni caso, cosa che volevo dire? Ah sì, parto solamente prima con le news del canale, anche se di solito è un devasto. Allora, prima fanart, come al solito. Fanart, ragazzi, rimane sempre quella della scorsa settimana, solamente che colorata sempre da Stopper Gamer, che lo ringrazio. Probabilmente faremo la Chubby Bunny. Lo so che vi avevo detto che la facevo, ma non la siamo riusciti a fare, dato che aveva trovato un marshmallow grosso così. E basta. C'è pure come ha fatto la mia gatta a intrufolarsi nel mio video. Aspettate un attimo. Ah, ok. Adesso che abbiamo pure qua la mia gatta, siamo a cavallo. Ok, Maya, stai qua e cerca di non devastare il mondo. Ok, sì, ok. Maya, stai coprendo la visuale. Oh, così, brava. Allora, comunque, con questa aggiunta velina, porca vacca, Maya. Oh, comunque. Sta qua facendo da tutore. Sì, calmati. Ok, sto perdendo tempo. Sto temporeggiando. Mai. Wow! La mia gatta è accredita. Comunque, per il bene delle vostre orecchie, passo subito alle news del canale. Infatti, ragazzi, cos'è che vi volevo dire? Barabarabarabarabarabarabà. Con tutti questi movimenti che la mia gatta mi sta cercando di uccidere, l'ho schivata. Comunque, il prossimo weekend, quindi il prossimo sabato, voi mi chiedete perché non l'hai comprato questo sabato, perché non avevo tanti soldi. Comunque, bando alle ciance, mi comprerò il microfono Bluetooth. Sì, voi direte, sì, Franco Franchi, sì. La mia gatta mi sta guardando male, dico solo questo. Lo comprerò per il bene delle vostre orecchie, così almeno lo collego al tablet e si sente tutto molto meglio, ragazzi. Aia! Aia! Scusate, problemi tecnici. Comunque, in ogni caso, passiamo ai videogiochi. Woohoo! Ho dovuto togliermi un attimo il cappello perché stavo cuocendo, ragazzi. Allora, passiamo alle news dei videogiochi. Allora, le news dei videogiochi sono molto semplici come cosa. Allora, la Nintendo, intanto se non l'avete notato in televisione, ve lo dico. Nintendo, se molti hanno giocato non Tomodachi Life, ma quello che veniva dopo, dove tu eri il tuo personaggio. E c'erano altri personaggi, non animali così. Questa faccia probabilmente ci metterò sopra qualcosa. Comunque, detto ciò, hanno fatto una cosa per dispositivi che mi pare insensata, ragazzi, secondo me, dopo vi spiegherò il perché, dove tu ti crei tutto il tuo personaggio mille e dove poi puoi chattare con gli altri senza muoverti, solamente vedendo la figura dell'altro. Con sopra la faccina, una sorta di WhatsApp, però con il tuo personaggio. Allora, questa cosa potrebbe anche essere carina, ragazzi, ma per Nintendo, cioè nel senso, non mi puoi andare a mettere su un passare da il Nintendo, che è una consoletta così, su un telefono. Non puoi proprio, non ha senso. Scrivetemi nei commenti se siete d'accordo con me. E comunque ragazzi, Five Nights at Freddy's lo continuo, ma non continuate con i commenti sadici. Tipo, Ricky, Franco Franchi, a noi
Ci piace vederti soffrire! Ma perché? Ancora, ragazzi, ci devo ancora trovare un senso logico. In quello che dite il giorno che non troverò, ve lo dirò. Comunque, ragazzi, ho visto che lo scorso video, lo scorso vlog, ha dato abbastanza visualizzazioni. Dai, anche uno in più dei miei iscritti, che non so chi cavolo sia. Però va bene. E ragazzi, allora, adesso devo ricontrollare gli iscritti perché io mi ricordavo di averne 7, però uno nei commenti mi aveva scritto che si voleva iscrivere ma non riusciva. Quindi, ragazzi, non so, se arriviamo però a 8 iscritti farò lo speciale che mi avete detto in molti. Perché mi avete detto, Ricky, mi confondo sempre, Franco Franchi, ci è piaciuto tantissimo lo speciale, 3 iscritti. Bene, ragazzi, adesso mi sclererò per fare quello 8. Oh. Che poi vi devo dire, nel giro di meno di una settimana mi sono arrivati i doppi dei miei iscritti, l'avete notato? Comunque, vabbè, queste sono le classiche cose degli YouTuber. Allora, le cose degli youtuber sono semplici. Se fai uno speciale, dopo ti arriva il doppio degli iscritti, ti arriva un bordello di iscritti. Se invece tu fai un gioco, inizi una serie bella, Skyrim, quello che volete, dopo continuo con i videogiochi, state tranquilli. Quando registri, fai delle figure di M. Quando sei da solo, ti vedi abbattere cose, bestie, boss, cioè di tutto e di più. E quelli lì ti viene da sclerare. Ma è normale, questo è quello che succede agli YouTuber, ragazzi. Allora, va bene, torno ai videogiochi, sì. Vi devo dire che, anche se uscito da un casino, ho provato Black Ops 3 per PlayStation 4, ragazzi. Una figata assurda. L'ho provato all'Euronics qua di Vercelli. L'ho provato e mi è piaciuto molto, lo devo ammettere. Solamente che non mi posso permettere la PlayStation. Molto semplice. Dai, che i miei genitori non me la vogliono comprare. Comunque, ragazzi, per chi mi chiede che applicazione uso per registrare, ve lo scriverò sotto nei commenti perché stavolta lo faccio. Molti mi avevano detto, ma usi Mobizen? No, prima perché si vedrebbe l'icona di fianco, là. Ve lo indicherò con una freccia. Comunque, prima perché si vedrebbe la M di Mobizen. E poi perché un mio amico mi ha spiegato perché la voce non si sentiva bene. Perché all'inizio usavo Mobizen, ma la voce non si sentiva bene. Perché Mobizen adesso si usa collegandosi al computer. Dato che io ho il computer fuso, non mi pareva il caso di usarlo e poi dovevo mettermi delle cose assurde e impressionanti. Questo vlog sarà un po' lunghino perché volevo dirvi un paio di cose. Allora, intanto ragazzi, vi volevo dire che adesso dirò tutte le sponsorizzazioni che dico di solito. Voi lasciate nei commenti se volete essere pubblicizzati e io lo farò. Allora, sapete quel mio amico hashtag hashtaghino, hashtag gamer, sembra essere ritornato. Non so per quanto questa situazione sarà stabile. Spero molto perché voglio fare degli speciali anche con lui. Si chiama hashtag hashtag 2.0. Lascerò il canale in descrizione. Poi, ragazzi, sempre passate da Stopper Gamer che mi lancia sempre le fanart più belle, che le realizza a scuola durante l'ora di storia, se ne frega della lezione e fa le fanart, e per questo ti stimiamo. Quindi, ragazzi, lunghino, sì, vabbè, confronto all'altro, quasi il doppio. Comunque, ragazzi, per questo secondo vlog, che ci saranno anche delle modifiche, lasciate tantissimi like, iscrivetevi e... ah, sì, lasciate i commenti, e noi ci vediamo al prossimo video!